prima, cercare di cogliere certi aspetti prima di altri. Il libro, diciamo, il romanzo parla di Forlì appunto vista dallo specchietto retrovisore, quindi è un autista, il protagonista, e con lui quindi è il protagonista la sua storia, poi che diventa una storia d'amore. E i protagonisti diventano poi tutti i personaggi, quindi i forlivesi effettivamente, gli studenti che ora iniziano ad affollare la città già da un po' di anni, così come gli extracomunitari, nel bene e nel male. Così come i famosi matti della città che sono diventati famosi per tutti noi in tanti anni perché ne abbiamo imparati a conoscere in piazza soprattutto, ma in diversi punti della città. E quindi è un punto di vista di sicuro di elezione perché chi ha, diciamo, lo specchietto retrovisore non si mette in gioco, non si mette in discussione, ma studia la vita degli altri. Il protagonista, qui apro e chiudo la parentesi del romanzo perché preferirei parlare invece di follia dei follivesi, visti gli ospiti di oggi. Il protagonista rischia appunto durante tutto il romanzo di vivere male la sua vita proprio perché cerca di vivere quella degli altri tramite lo studio spesso preciso Ma il e protagonista anche discreto. delle